naturalmente informatevi, naturalmente parlatene col vostro veterinario, a seconda di quale dieta volete intraprendere, se volete fare uno svezzamento con umido, uno svezzamento con crocchette o uno svezzamento con una dieta casalinga. Avete mangiato? Buongiorno, bentornati, mi vedete di nuovo nello stesso modo del video precedente perché oggi è la stessa giornata, lo stesso momento. Io ho chiuso il video che avete visto venerdì, sto girando questo video sullo svezzamento perché se non lo giro stamattina non lo giro più. Oggi è mercoledì 6 settembre, no. Sono confusa. Sì, oggi è il 6 settembre, è mercoledì, domani ho da fare, domani devo passare alla scuola perché mi hanno detto di andare dopo il 4 che i professori tornano, che fanno le varie sezioni, così nel caso se c'è posto chiedo di mettere a mio figlio insieme al suo compagno, quello con cui ha fatto l'elementare, quello che ancora si frequentano. E poi voglio chiedere anche per quanto riguarda i libri se anche loro fanno il comodato gratuito dei libri, perché la vecchia scuola faceva il comodato gratuito dei libri, ti dava 6-7 libri che erano quelli che si usano per tutti e tre gli anni, e tu dovevi acquistare i restanti libri perché praticamente mi hanno dato la lista, e tutta la spesa completa dei libri sono 380 euro, quindi non sono caramelle. In Italia dicono che lo studio è gratuito per tutti, aperto a tutti, ma così non è, perché lì dove devi spendere tanti soldi ogni anno, poi io devo spendere di più perché devo ricominciare da zero. Non mi soffermo più di tanto a dire che il bullo è stato premiato, quello che i libri non li comprava nemmeno, ne ha comprato solo qualcuno, non avrà altri soldi, la famiglia non avranno altri soldi da spendere, anzi addirittura gli hanno fatto il regalo perché si regala, ragazzi li vediamo, gli hanno comprato il motorino elettrico, così magari faranno ancora più danni, mentre chi ha studiato, chi si è comportato bene deve ricomprare i libri da capo perché è stato, tra virgolette, costretto a cambiare scuola per vivere in tranquillità, per riuscire a studiare in tranquillità. È vero che la tranquillità, la pace non ha prezzo, però un po' di questa cosa che brucia, perché i 380 euro magari se lo meritava più mio figlio, il regalino avendo avuto tutti 9, 8, 10, avendo studiato, non avendo mai preso una nota durante l'anno, che sti ragazzi che sono stati promossi solamente perché i professori se li vogliono levare davanti al CA, scusatemi, ma purtroppo inevita li fanno venire perché poi capisci che non c'è giustizia, poi non ci lamentiamo se fra 10 anni, 12 anni li troviamo sui giornali perché magari hanno fatto le stesse cose che sono state fatte a Palermo, non lamentiamoci perché la mela è sempre marcia dall'inizio, la mela non marcisce subito, la mela comincia a marcire già all'inizio, ma non soffermiamoci più su questo, quindi giro oggi questo video perché poi domani la mattina sono impegnata, quando si esce a piedi se ne va a mezza mattinata, quindi facciamo il video sullo svezzamento dei cuccioli. Vi riporto la mia esperienza, piccola o grande che sia, sullo svezzamento, che magari può essere utile a qualcuno.
i puzzoli, se la mamma ha abbastanza latte, se non sono un numero esagerato, tantissimi puzzoli, più di 8, più di 10, e la mamma riesce a nutrire nello giusto modo a tutti, se non ne nasce uno più piccolo che non riesce a mangiare perché i fratellini più grossi lo spingono via dalle mammelle più piene di latte, allora la mamma li allatta tranquillamente lei, e poi piano piano lo svezzamento lo iniziano proprio con la mamma, andando ad assaggiare la pappa che mangia la mamma, la pappa della ciotola della mamma. Lì dove invece il latte della mamma non basta, perché appunto magari ha tanti puzzoli oppure ha poco latte, ha avuto un taglio cesareo per tanti motivi, per tante cose, oppure lì dove c'è un cucciolo che è nato più piccolo, i fratelli più grossi l'hanno buttato da parte, poi lì arrivare alla mammella è una lotta per la sopravvivenza. Io li ho proprio visti quando andavano verso le mammelle, cercano di aggiudicarsi tutti quelle mammelle che hanno più latte, che di solito sono quelle lì che stanno più nella parte inferiore del corpo del cane, e quindi in questi casi bisogna aiutare la mamma e aiutare i cuccioli, magari svezzandoli un pochino prima. I cuccioli, anche quelli là orfani che crescono senza mamma, lì dove non c'è una balia che possa prendersi cura dei cuccioli, già verso i 20-22 giorni possono essere iniziati a svezzare. Per lo svezzamento ci sono prodotti appositi che non sono crocchette o scatolette tappi, ma sono le starter. Pochissimi fanno il cibo starter, io infatti qua da me trovo solamente quello della Royal Canin, ma ci sono altre due o tre marche perlomeno nella mia zona che fanno questo cibo starter, che di solito è un umido tipo spunti, proprio quelle mousse morbide, tipo omogenizzato, che addirittura se il cucciolo non ce la fa a leccarlo per mangiare, glielo puoi inumidire con l'acqua, glielo puoi sciogliere nell'acqua e magari darglielo con il biberon, lì proprio il cucciolo non ce la fa. Scusate, lì proprio il cucciolo non ce la fa. Quindi c'è questo cibo che si chiama proprio starter, che si può dare dalla terza settimana in poi, quindi già dal 21° giorno, lì dove il cucciolo proprio ha bisogno di un aiuto in più, di una pappa in più per crescere, per non rimanere poi troppo indietro. Io ho cominciato lo svezzamento proprio perché c'erano due cuccioli, sono ancora le due cucciole più piccole, quindi ho iniziato prima prendendo un po' di latte in polvere per dargli un'aggiunta di latte, e sia il veterinario che il negoziante lì dove vado a prendere tutti gli alimenti, che vende alimenti per tutti gli animali, sono lì da anni, già ci andava mio padre, da loro stanno lì, senza esagerazione saranno lì da 50 anni, quindi di esperienza ne hanno, passata da padre in figlio, e mi ha detto: guarda, se c'ha già 20 giorni potresti iniziare già con lo svezzamento. Ho detto no, voglio magari qualche altro giorno darle il latte, dargli il biberone con il latte, per farla riprendere almeno un pochino di peso. Al tempo pesava 320 grammi, al tempo che poi sono passate quelle 2-3 settimane, che è passato tantissimo, in un paio di settimane adesso pesa quasi 800 grammi, quindi cioè di strada ne abbiamo fatta. L'altra, che si vedevano proprio le ossa, all'altra piccolina, lei è partita alla grande, ormai va per il chilo anche lei. Quindi ho iniziato prima con questo latte che gli davo, il biberon in aggiunta, cercavo di metterla nelle mammelle più piene di latte, i fratellini cercavano di spostarlo, stavo un po' lì per la poppata, però non sempre ci riesci, soprattutto la notte, perché quando la mamma mi va a dare da mangiare di notte la spostavano. Lei prendeva quell'altra piccolina, l'ha preso solamente 2-3 giorni il latte aggiunto, poi mettendola nelle mammelle più grosse ha preso forza e ha cominciato a difendersi da chi la voleva buttare via da vicino alle mammelle, che la voleva spostare, mentre quella lì proprio ancora oggi mi cerca ovunque, mi viene a vedere quando vuole mangiare, ha imparato che c'è vicino alla cucina, lì gli preparo la pappa, si mette lì e mi aspetta, così me li ritrovo dietro, che vogliono venire in braccio, vogliono giocare, sembrano veramente dei bambini.
E quindi dopo quei 5-6 giorni, 4-5 giorni di allattamento artificiale siamo passati alle patte. Ho comprato le scatolette starter e ho iniziato con tutti, perché poi avevamo raggiunto già quasi 30 giorni e è consigliato iniziare lo svezzamento per quanto riguarda i cuccioli di cane prima dei 30 giorni, quando, logicamente, come ho detto prima, quando la mamma non ha tantissimo latte, che poi lo svezzamento inizia con lei, quando non c'è la possibilità, quando hai la possibilità di lasciare questi cuccioli con la mamma tanto tempo, quindi anche 3 mesi o più di 3 mesi, tutto avviene in modo più naturale, lì sempre premettendo dove la mamma ha tanto latte per nutrire bene a tutti. Quindi invece là, come l'allevamento, dove a 60 giorni, la maggior parte dice che a 60 giorni dovrebbero stare almeno 3 mesi oppure 70-75 giorni, ma a 60 giorni rifanno la valigia perché devono sostituirli con altri, lì iniziano già prima dei 30 giorni, oppure i cuccioli orfani iniziano prima dei 30 giorni, i cuccioli un pochino più piccoli, oppure lì dove la mamma non ha tanto latte, può iniziare prima dei 30 giorni, e si inizia questo svezzamento con lo starter. Di solito c'è lo starter sia umido, ma anche le crocchette starter, quelle le devi ammollare. Ho con latte di capra, non ho trovato nessuna informazione, ho chiesto anche in giro, ma non ho trovato nessun beneficio ammollando le crocchette con latte formulato, con latte artificiale, mentre dicono o ammollarle con latte di capra oppure con l'acqua. Io preferisco l'acqua, l'acqua non dà nessun effetto collaterale, diciamo così, mentre il latte di capra, anche se è uno dei latti più consigliati, più digeribili, magari può portare sempre qualche intolleranza. Poi si inizia a mettere l'acqua ai cuccioli perché comunque cominciano a mangiare qualcosa di più solido del latte della mamma, quindi gli metti anche dell'acqua a disposizione in modo che iniziano anche a bere. Ogni tanto, se li vedi che non bevono, provi a dargli un po' di acqua col biberon. Io così facevo con alcuni di loro. Adesso piano piano hanno imparato tutti dove sta la ciotolina dell'acqua e vanno a bere. Quindi poi puoi utilizzare sia queste crocchette starter oppure questo cibo umido. Se vuoi partire dal cibo umido, inizi un po' prima dei 30 giorni e man mano fino a 40 giorni, dove poi cominciano anche i dentini ad essere più funzionali, devono imparare anche a masticare. Puoi fare anche la dieta casalinga frullando. Io non mi metto qua a dire cosa, perché io non ho seguito una dieta casalinga, quindi se vuoi fare uno svezzamento con cibo casalingo, informarsi su cosa fa bene, sicuramente verdure, sicuramente carne da frullare, proprio come facciamo con i bambini piccoli, da preparare una pappa bella quasi liquida, e poi piano piano cominci a frullare un po' più grezzo in modo da lasciare i pezzettini che devono anche iniziare appunto a masticare, anche a fare la masticazione, mentre quando lo facciamo sostanzialmente con le crocchette, il cibo umido, mettiamo questo cibo umido, poi piano piano, io sapevo, molti mi hanno detto, molti così fanno, che nel cibo umido piano piano cominciano ad aggiungerci prima le crocchette macinate, oppure le crocchette ammollate, poi piano piano queste crocchette vengono macinate sempre un po' meno, in modo da rimanere piccoli pezzettini che loro sono costretti a iniziare a masticare, fino a quando poi lasci poca carne, tanto per invogliarli, e più crocchette, fino a lasciare solo le crocchette, perché altrimenti, arrivati a un certo punto, loro avranno così assaporato la bontà dell'umido che poi le crocchette dice mangiatele te. Tanti cominciano direttamente con le crocchette ammollate proprio per non farli assaggiare mai l'umido, in modo che non abbiano poi, non diventino schizzinosi sul mangiare. Io ho preso l'umido proprio per la piccolina, per le più piccoline, perché i più grandi le crocchette ammollate le mangiavano tre volentieri, le piccoline, proprio quella lì piccolina, diciamo la mia bambina, che io dico che lei non è un boxer ma un chihuahua,
lei la maggior parte vuole solamente la carne, che è proprio anche la crocchetta mollata o macinata, la mangia, però fa un pochino fatica. Quindi sto continuando, adesso sto seguendo il consiglio che mi hanno dato le persone gentili, perché fortunatamente ci sono anche le persone gentili che hanno esperienze e non ti appattano se tu hai dei cuccioli. Mi ha detto non mischiare crocchetta con umido, ma dai ancora per un po' l'umido e poi lo levi, quindi dai l'umido tipo la mattina o la sera e poi altri 2 o 3 pasti della giornata. Gli dai le crocchette, gli dai le crocchette macinate mischiate con un pochino d'acqua e poi piano piano comincia a dargliele intere, in modo che poi alla fine gli levi il lievito, perché non è una grande spesa, e gli lasci solo le crocchette. Adesso vi faccio vedere una cosa. Queste sono le scatolette starter della Royal Canin. L'unico difetto di queste scatolette è che non c'è la dose per cucciolo. Qua ti dice solamente da 3 a 4 settimane, puoi iniziare già dalle 3 settimane, quindi già dai 21 giorni di vita, dargli un quarto della scatoletta come pasto di tutta la giornata. Io ho 6 di loro, se fossero stati 4, davo un quarto a ciascuno, l'avrei dovuto sezionare, diciamo così, in più vaschette, perché hai un solo cucciolo, ti riesce anche bene, quindi magari è preferibile che su queste scatolette ci andassero a scrivere per ogni cucciolo 5 grammi oppure 20 grammi da suddividere in 4-5 pasti, così tu sai che devi dare quei 5 grammi e via. Ma così è un pochino difficile azzeccare la dose, perché o gliene dai troppo poco o gliene dai troppo, quindi o lo lasci affamato o lo lasci abbuffato, e poi può succedere che fa male la digestione, perché comunque loro prendono ancora il latte dalla mamma. Quindi queste sono le starter che puoi iniziare a dare già dalle 3 settimane. Ho trovato, ci sono anche le crocchette starter della stessa linea. Io gli stavo dando le mosce della mamma, sinceramente ammollate, ma adesso abbiamo sospeso le crocchette. Ne ho trovate altre, perché comunque le pappi partono da 2 mesi in poi, ovunque dicono puoi dargliele lo stesso, basta ammollarle, però è sempre un fatto di dose, perché lì dove non c'è la dose, io da principiante, senza esperienza o con esperienze regresse ma di tanti anni fa, non voglio provocare danno, lasciarlo affamato oppure farlo troppo di mangiare, quindi ho trovato delle altre crocchette che sono queste della... Eccole qua, io non sto facendo pubblicità a nessuno, né alla Royal Canin né all'Arcaplane. Queste dell'Arcaplane partono da 1 o 2 mesi e ci sono le dosi, dice praticamente un cagnolino che pesa meno di 1 chilo e che ha 1 o 2 mesi deve avere 45 grammi di queste crocchette suddivise in più pasti al giorno. Quindi io so che posso dargli 5 pasti e mi suddivido, faccio 45 diviso 5 e mi suddivido il peso che deve avere in quel determinato pasto, quindi so che ha mangiato la quota di mangiare che doveva mangiare, non ha mangiato troppo, ma non lo lascio nemmeno affamato, ha avuto i giusti nutrienti. Dicono che non siano una qualità eccelsa, ma anche della Royal Canin c'è chi la loda e chi dice che non è buona, anche della Mosh c'è chi la loda e chi dice che non è buona. Io non sono andata a cercare quale potesse essere migliore, quale era più qualità, quale era scadente. A me serviva un prodotto, una crocchetta adatta già prima di 2 mesi, proprio adatta per lo svezzamento. Io ho notato che non c'è tanto cibo in giro per lo svezzamento, quindi ti devi buttare un po' così come capita, però il cucciolo ha bisogno di essere svezzato una volta. Tanti anni fa, quando ognuno di noi, soprattutto in campagna, forse ancora oggi c'è, avevano le cagnoline da guardia che ti facevano una cucciolata fatta col primo cane che passava, perché si succedeva, la mamma lo allattava, poi tu mettevi il mangiare, di solito era mangiare casalingo, erano gli avanzi della tavola. Anche con gli avanzi della tavola i cani sono sopravvissuti per anni, alcuni cani sono vissuti meglio e con meno malattie di quelli
dei giorni nostri. Io ricordo che anni fa, quando avevamo il cane, si davano gli avanzi, ma quando ero piccola, si davano gli avanzi della tavola e il cane stava bene. Il cane ti campava anche 15-20 anni, il veterinario lo vedeva solo per i vaccini, cioè o se te lo avvelenavano. Adesso invece c'è talmente tanta porcheria ovunque che tante razze di cani sono fabbriche ambulanti di tumori, ma questo è un altro argomento, quindi non ne parliamo. Quindi là in natura, ma anche in natura, il lupacciotto prima suppellato, quando poi arriva il momento che puoi iniziare a mangiare, comincia ad assaggiare le prede della mamma, inizia ad assaggiare la carne. Così sarebbe anche per il cucciolo, ma siccome viviamo nella natura selvaggia, io ho cercato un prodotto che andasse bene anche prima dei 2 mesi. Quindi ho preso queste crocchette, c'erano all'anatra, c'erano a salmone, a manzo, non prendo quelle a pollo. Io sono contraria alle crocchette fatte a pollo perché appunto il pollo è uno di quegli alimenti che possono portare più allergie. Si sono svegliati i bambini. C'è uno qua sotto la mia sedia. Chi è? Mi senti lei? Oggi vi presento a lui. L'altra volta mi ha fatto vedere l'altra bambina. Sta pure lei qui a terra in piedi, ma oggi vi presento questo bel giovanotto. Eccolo qua, c'è anche Bissi, che è venuto a vedere cosa stiamo facendo al suo giovanotto. Aspetta, te lo restituisco. Ti restituisco lui. E mi prendo a lei, la mia chihuahua. Lei non è una bruttina, ma è una chihuahua. Questa è la mia bambina, la mia preferita. Proprio a lei io me la metto a parte. Mi metto vicino per farla mangiare, perché sono i fratelli più voraci, si mangiano la loro parte e poi si vanno a rubare. No, papà, di questo piccolino lei deve crescere. Lei diventerà bellissima, perché i piccoli diventeranno più belli. Questo è poco ma sicuro. Lei è la mia piccolina, vero? Lei è l'amore mio. Per il momento noi l'abbiamo chiamata Aria, anche se di soprannome fa Filomena. Piano piano, lei è la prima nata, lei è la prima che è nata ed è la più piccola, la sorellina maggiore, oppure la minore, non lo so come funziona, se funziona come i gemelli umani, o se funziona diversamente. Quindi se funziona diversamente lei è la prima nata, quindi è la sorella maggiore. Se funziona come per gli umani, lei è la prima nata, quindi è la sorella minore. Fatto sta che sicuramente lei è una dei miei preferiti, anche se non ho preferenza. Mi si è detto fammi vedere un po' queste crocchette di che si tratta, mentre qua sotto c'è una bambina che cerca di acchiappargli la mammella, la tetta, e quindi poi passare, torniamo allo svezzamento, quindi poi passare piano piano a levargli l'umido, solo crocchette prima macinate o ammollate con acqua, e poi passiamo, quando iniziano a rosicchiare, passiamo direttamente alle crocchette intere, che poi sarà per la maggior parte dei cucci, per la maggior parte dei cani, il loro ciclo definitivo. Parte dei cani il loro cibo definitivo, e questo è più o meno quello che si fa durante lo svezzamento. Naturalmente informatevi, naturalmente parlatene col vostro veterinario, a seconda di quale dieta volete intraprendere, se volete fare uno svezzamento con umido, uno svezzamento con crocchette o uno svezzamento con una dieta casalinga. Soprattutto se volete fare uno svezzamento con la dieta casalinga, dovete informarvi bene, dovete fargli fare bene tutte le varie dosi da un veterinario nutrizionista. Spero che questo video vi può tornare un pochino utile, la mia piccola esperienza che sto facendo. Un consiglio che vi do: munitevi di questi accessori, munitevi soprattutto di un tritatutto. Un tritatutto è molto utile, soprattutto se volete fare una dieta a base di crocchette, un frullatore se volete fare una dieta casalinga.
delle ciotoline appropriate per ognuno dei cuccioli, un biberon, nel caso il cucciolo non voglia bere dalla ciotolina, almeno quelle 2-3 volte al giorno un pochino di acqua, 4 ml di acqua, 10-20 ml di acqua gliene date voi col biberon, anche soprattutto quando mangiano le crostette, hanno anche bisogno di bere, pure se loro non sentono lo stimolo della sete. Un conto è quando prendono solo latte della mamma, che non hanno bisogno di bere, perché il latte della mamma non può essere sostituito all'acqua. Quindi non dite sta mangiando le crocchette, però prende il latte della mamma, perché no, il latte della mamma non può prendere il posto dell'acqua. Se mangia le crocchette, ma anche se mangia l'umido, un po' di acqua lo devono bere. Mettete una ciotolina piccola associata con acqua sempre fresca oppure acqua a temperatura ambiente, e se non, se vedete che non vanno a bere da soli, dateglielo voi con l'aiuto di libero. Quindi quasi che non devono mancare, se volete iniziare lo svezzamento dei cuccioli, un tritatutto, un frullatore e un piccolo libero nel caso serva per l'acqua. Se avete domande fatele pure lì dove posso, cercherò di aiutarvi con l'esperienza che sto facendo in questi giorni. Cazzo dirti, noi adesso ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!